Enciclopedia Grigiorossa, la storia della Cremonese, partita per partita, giocatore per giocatore, episodio per episodio. Un progetto credo mai tentato prima per una scuola italiana. L'idea è ricostruire tutta la storia della Cremonese, ogni singola partita, dedicando un video a ogni gara, dopo aver effettuato un lavoro di ricerca su tutte le fonti disponibili. Processo di costruzione di questa enciclopedia sono già stati pubblicati diversi video, li trovate sul canale e sono divisi per playlist. Ogni playlist un'annata e trovate tutti i video di quell'annata. Oggi parliamo di una partita della stagione 92-93. Siamo nell'ottobre del 92, la Cremonese ha perso la prima di campionato a Cesena, poi ha vinto 5 partite consecutive e queste le abbiamo già raccontate tutte, le trovate nella playlist apposita. È il momento di parlare della settima di campionato. Cremonese Hellas Verona Lozzini, una partita complessa contro un avversario difficile. La Cremonese è in testa alla classifica, in gran forma, quindi c'è fiducia. Però l'Hellas Verona era partito per vincere il campionato, era una squadra importante, era in forma, aveva solo un paio di punti meno della Cremonese. Quindi big match, scontro al vertice. Si gioca a Lozzini, Zini che in settimana ospita una partita importante, una partita nazionale Under 21, vinta dagli Azzurri, gol di Vieri, altri tempi per la nazionale. E per questo motivo la Cremonese si allena a Stanio Lombardo, ma la bella notizia è che ci sono tutti, non ci sono assenze particolari in casa Grigiorossa, anche Verdelli che aveva avuto qualche acciacco nelle settimane precedenti ormai sta bene e quindi la Cremonese ha tutta la rosa a disposizione. In settimana il Verona, che è allenato da Rea, si avvicina alla partita con la voglia di sfidare i grigiorossi per il vertice della classifica e Rea rilascia un'intervista in cui spiega cos'era successo in estate, perché la Cremonese prima di prendere Gigi Simoni aveva cercato Rea. Rea allenava il Cosenza l'anno precedente che aveva sfiorato la promozione in Serie A perdendola all'ultima giornata. La Cremonese l'aveva cercato, si era anche giunti vicinissimi a un accordo. Il problema era che il Cosenza era impegnato nella lotta per la promozione. E Rea aveva dovuto aspettare dare una risposta alla Cremonese e la Serie B era andata avanti un po' di più rispetto alla Serie A quanto a calendario e la Cremonese non potendo aspettare aveva virato su Simoni e il resto è storia e lo conoscete bene il seguito di questa vicenda. Comunque Rea era stato veramente vicino alla Cremonese, quindi piccolo retroscena di mercato. Rea che tra l'altro spende parole di elogio per la società grigiorossa, ci avrebbe lavorato molto volentieri. Rea allena appunto il Verona, la stella della squadra è Fanna, uno degli eroi dello scudetto che è rimasto in squadra, ma il Verona ha una buona formazione. E vi leggo infatti le formazioni in campo quel giorno anche per capire il livello di questa partita. La Cremonese che è in formazione tipo ha Turci in porta, Verdelli, Gualco, Pedroni, Colonnese, centrocampo Cristiani, Giandebiadi, Nicolini, De Zotti e Tentoni di punta supportati da Maspero. Subentreranno durante la partita Floniancic per Tentoni e Lombardini per De Zotti. In panchina Violini, Montorfone e Ferraroni. Il Verona ha Gregori in porta, portiere che ha giocato anche del Genoa, me lo ricordo a buoni livelli. Una linea difensiva con Calisti, Lamacchi, Celeste Pini e Luca Pellegrini. C'è Ficcadenti, c'è Davide Pellegrini che era un'ala, c'è Ezio Rossi che era un altro difensore. Priz, centrocampista svedese, Lunini e Fanna. A disposizione Zaninelli, Polonia e Più Belli. Arbitro Luci di Firenze, che arriva con una fama non eccezionale, la Cremonese in passato non era rimasta soddisfatta di alcune sue direzioni. La partita si presenta come un appuntamento importante a livello di pubblico, infatti ci saranno 11.000 spettatori, dei quali quasi 3.000 veronesi. E io vi leggo anche i prezzi dei biglietti di quella giornata, perché è sempre una curiosità interessante. Prezzi ritoccati per l'occasione, era stata una partita di cartello e avevano alzato un pochino i prezzi. Tribuna centrale 70.000 lire, tribuna laterale numerata 50.000 lire, distinti numerati 40.000 lire, distinti parterre 30.000 lire, curva 15.000 lire. La Cremonese quindi si presenta a questa partita in questo clima di entusiasmo, in questo clima di fiducia e effettivamente i grigiorossi realizzano un'altra impresa, allungano la collana di perle, vincono ancora, è la sesta vittoria consecutiva, cominciano ad essere numeri record e la partita in realtà si chiude in mezz'ora. C'è da dire che il Verona può anche avere qualche recriminazione nonostante tutto. E spieghiamo la partita. Dopo 5 minuti, cross di Nicolini dalla sinistra, De Zotti al limite dell'area, stoppa di petto e scavalca Pin, tiro ribattuto da Gregori, poi ci prova Giandebiadi, ma non ha fortuna.
Il Verona però ha questo giocatore importante che io credo che in tanti lo ricorderanno, Fan era un gran bel giocatore che mette in difficoltà Pedroni, vuoi perché è più esperto, vuoi perché nonostante l'età che avanzava Fan era ancora guizzante. E al tredicesimo su un cross di Davide Pellegrini, Fan anticipa Pedroni e Pedroni oggettivamente lo trattiene, commette fallo, l'arbitro non vede e io ho verificato che anche i cronisti cremonesi dicevano che praticamente il fallo da rigore c'era, quindi ipotizzo che potessero esserci gli estremi per un calcio di rigore. L'arbitro non vede, Fanna si innervosisce e questo avrà un grande peso sulla partita. Al sedicesimo, punizione dalla tre quarti sinistra per la Cremonese, Ricky Maspero scambia con Nicolini, tutti si attendono il cross e invece Ricky calcia sul primo palo e sorprende Gregori. Gol furbo e bello, Cremonese 1, Verona 0. Al 27esimo, momento fondamentale, Pedroni entra abbastanza deciso su Fanna. Non un fallo per far male, però proprio perché stava facendo un po' fatica a tenerlo, entra con agonismo. Fanna subisce il fallo, si arrabbia, reagisce, era innervosito e l'arbitro lo espelle. E sul fallo di reazione c'è poco da dire, è sempre espulsione. Fanna, infatti, ammetterà di aver avuto torto. Fanna, che aveva 400 e oltre presenze in carriera, e alla prima espulsione non era un giocatore cattivo, ma si vede che si era proprio innervosito. Al trentesimo, secondo momento clou, perché c'è Luca Pellegrini che era già ammonito, che però commette un fallo su Gian De Biagi e commettendo questo fallo su Gian De Biagi, secondo giallo, il Verona resta in 9. Quindi il Verona ha subito gol e poi in 3 minuti perde due giocatori e dal trentesimo in primo tempo in 9. E come se non bastasse, la Cremonese dimostra feroce agonistica, per le partite le devi chiudere quando puoi chiuderle, e la chiude subito perché al 33esimo minuto arriva il raddoppio. Ancora Maspero era in forma strepitosa in quel periodo, cross dalla sinistra, Tentoni non riesce a agganciarla, Nicolini arriva sul pallone, si inchina e la mette dentro di testa. Sì, il piccolo Eligio, perché Eligio non era un vatusso, la mette dentro di testa, segnava anche di testa. Ultimo episodio che segna la partita, al 35esimo il Verona improvvisamente potrebbe addirittura riaprirla, Lunini, che era un giocatore tecnico che segnava poco, me lo ricordo, avanza in slalom, calcia dal limite dell'area, palla sul palo. Diciamo che non era la partita del Verona. Diciamo anche però che quella Cremonese giocava un calcio meraviglioso, al di là degli episodi su cui il Verona poteva recriminare, era una grande Cremonese che giocava un gran bel calcio ed era veramente difficile per tutti giocare contro questa Cremonese, infatti in 35 minuti la partita è già segnata. Il Verona prova con impegno a stare in partita, bisogna dire che è ammirevole l'atteggiamento. La Cremonese per tutto il primo tempo controlla la gara. C'è Tentoni che in quel periodo, lo sapete, segnava raffica, ma in questa specifica giornata ha le polveri un po' bagnate, spreca un paio di occasioni. La Cremonese insiste nel controllare la gara nel primo tempo. Nel secondo tempo tira un pochino i remi in barca, costruisce ancora qualche occasione anche perché gioca 11 contro 9. Però dà l'impressione di accontentarsi, di giocare un pochino di conserva. E questo a fine partita susciterà anche qualche punzecchiatura anche da parte di Simoni. Al 77esimo minuto anche Cristiani subisce una doppia ammonizione e viene espulso. Questo riequilibra un pochino la partita. E Verona prova anche a affacciarsi in avanti negli ultimi minuti, ma non riesce più di tanto. E al 92esimo Floreanci ruba palla a Rossi, se ne va e in diagonale fa gol. Un gol importante perché Floreanci, se avete visto i video precedenti, vi invito ad andare a vederli, ha avuto qualche problema a inizio stagione e questo gol gli dà fiducia, gli dà convinzione, quindi era un gol importante. Cremonese 3 e la Verona 0. Scontro al vertice, partita vinta in modo largo e convincente, con un buon livello di gioco e con un centrocampo soprattutto dominante. La Cremonese ha un centrocampo in quella stagione che vola tra Nicolini, Maspero, Gian De Biagi, Cristiani, veramente si andava fortissimo. E quindi anche in una giornata in cui Tentoni magari non è stato strarimpante come tante altre volte, la Cremonese riesce a dominare il suo avversario, a imporsi nettamente. Ci sono le interviste post partita in cui Floreanci ti sottolinea l'importanza del suo gol per ritrovare morale, in cui ci sono dei giocatori come Nicolini che dicono non abbiamo ancora fatto niente, stiamo calmi. E poi c'è Beppone Miglioli che, come sempre, Beppone trova parole incisive, quindi dice abbiamo un unico difetto, siamo troppo forti. La Cremonese 12 punti in 7 partite, 6 vittorie di fila, un calcio visto raramente allo Zini, una vittoria netta su un avversario forte come il Verona, è ancora una grande Cremonese e il racconto di questa stagione è un racconto tutto gioie e ben pochi dolori.
Io credo di avervi detto tutto su questa partita, vi invito ad andare a vedere i video precedenti, non solo di questa annata, e piano piano completeremo tutto il mosaico e alla fine avremo una vera e propria enciclopedia approfonditissima su ogni singola partita della Cremonese, ci deve essere il racconto. È tutto, appuntamento al prossimo video.